Allora, siamo con l'allenatore del San Bernardino al termine di questa grande vittoria contro il San Quirico, che era capolista ancora imbattuto. Vittoria anche molto importante per voi, per la vostra classifica, il vostro morale. Un commento alla partita. Guarda, il commento è che sono assolutamente soddisfatto, partita giocata molto bene, nonostante con tutti i problemi che abbiamo, gli acciacchi vari, infatti abbiamo fatto due cambi nel giro della prima mezz'ora per problemi muscolari e cambi non neanche tanto differenti perché ho dovuto sostituire il capitano e Balabene che sono due titolarissimi di questa squadra e questa quindi mi fa ancora più piacere perché chi è entrato si è messo a disposizione, partita che abbiamo lottato come deve essere il nostro spirito. E abbiamo fatto una grande vittoria, credo anche meritatamente, perché comunque loro sicuramente un'ottima squadra, sicuramente non devono dimostrare niente perché hanno un organico che giocheranno fino alla fine per vincere il campionato, però ti dico, oggi secondo me l'abbiamo meritato perché abbiamo giocato con lo spirito giusto, con la voglia di vincere la partita e di levarci un po' dalle secche della classifica. Almeno per la domenica riusciamo a tirare un sospiro di sollievo. Tra l'altro, appunto, ho sentito prima i tuoi ragazzi che sono entrati, hanno fatto i due gol, due bellissimi gol, tra l'altro. Bisogna dire che il loro ingresso. Ha squadrato la partita, ha squadrato la Bravo. partita. Ma Coccolullo, diciamo che è un giocatore che si sta bene fisicamente, in prima categoria c'entra poco. Certo. E Sempe non è la prima volta che lo faccio entrare e mi fa gol, perché anche col via dell'acciaio è entrato nel secondo tempo e mi ha fatto il gol vittoria. Quindi, noi siamo un bel gruppo, chi sta fuori entra con la voglia di far bene, chi gioca dal massimo. Diciamo che la fortuna non è stata sempre dalla nostra parte, perché comunque anche partite che abbiamo perso, ti dico Superba, che non è che abbia rubato niente per carità, però poteva anche andare diversamente, vincevamo 2-0 e con un po' più di attenzione, con qualche elemento più in difesa che ci mancava allora, secondo me potevamo fare punti. Niente, sono contento, un po' di soddisfazione, ce la meritiamo, sia io che i ragazzi. Tra l'altro, un'ultima cosa, questo è un campo molto stretto e per chi ci è abituato a giocare può essere un grosso punto di vantaggio. Però ti dico, guarda, che tendenzialmente noi siamo una squadra che proviamo a giocare a calcio, Certo. quindi anche a noi non è che ci favorisca tanto, perché comunque non abbiamo il gioco di palla sul centravanti, forte fisicamente, che Sì. fa sulla seconda palla. Noi proviamo più a giocare palla a terra, ci proviamo, in Sì. sto campo abbiamo qualche difficoltà in più, ma diciamo che col tempo ci stiamo abituando. Allenandovi sempre qua, vi ci abituate. Certo. Benissimo, grazie Grazie a mister. te, buon lavoro.